Naturalmente la musica è pericolosa, l'abbiamo preso come titolo non soltanto per fare omaggio a Fellini e alla mitologia greca, ma perché è una frase che mi appartiene, una frase che mi piace. Provocatoriamente, metaforicamente, è una frase che mi piace, riferita alla pericolosità gioiosa, la pericolosità gioiosa che c'è nell'incontro con la bellezza, con l'emozione forte che ci dà incontrare una bellezza. A me è successo tante volte da piccolo, anche poi da grande, con le bellezze musicali. Può succedere con una bellezza artistica, una bellezza poetica, narrativa. È un incontro con la bellezza, naturalmente, quello profondo, non quello superficiale, consumistico. Quello profondo, quello che ti cambia, che alla fine di quell'incontro tu non sei più lo stesso, che ti dà gioia, ma ti dà anche batticuore, bellezza e stupore. Io, per far capire cosa intendo dire, per provare a far capire, il paragone che rende di più l'idea è il paragone con l'innamoramento giovanile. L'innamoramento giovanile è un incontro con la bellezza che ci fa battere il cuore, che ci fa essere felici, ma ci fa tremare, non ci fa dormire la notte. E l'innamoramento adolescenziale, a parte il fatto che io penso che tutti gli innamoramenti siano adolescenziali, è qualche cosa che ci fa stare bene e che ci fa stare male. A me succedeva con le musiche, quando scoprivo un nuovo autore, una nuova musica, ero diverso da prima. Ma i miei ricordi sul batticuore musicale sono antichissimi, perché risalgono a quando ero piccolo, quando avevo 5-6 anni, vivevamo a Roma e d'estate mi portavano, andavamo tutti in villeggiatura in campagna, in un paesino vicino a Roma. Questo paesino, come tutti i paesi che si rispettino, aveva un santo patrono, e questo santo patrono aveva il giorno dedicato a lui, e quel giorno usciva la processione con l'edicola del santo, e insieme alla processione e l'edicola del santo usciva la banda musicale. Per noi bambini la banda musicale, quando usciva, era una festa, era un'euforia che non si può raccontare. Cos'era sentire le trombe, sentire i tamburi, in un'epoca in cui la musica poi diffusa ce n'era pochissima, non era come oggi che è dovunque, qualsiasi ristorante vai, se fai la pizza devi sentire per forza la musica, qualsiasi cosa, se telefoni anche, pure se telefoni all'ospedale, mettono in attesa e ti fanno sentire la canzone, e dovunque e sempre, no, la musica non c'era, quindi era magica quando arrivava, come nelle serenate una voce, una chitarra, una fisarmonica venivano dal nulla e avevano una magia potente. Ecco, per noi l'uscita della banda nel giorno del santo patrono era qualcosa di memorabile. Ma io ricordo ancora più un altro momento preciso di batticuore forte, che è quando la banda, non quando era arrivata in piazza che sfanfareggiava, no, quando la banda era in lontananza e si sentivano le prime note, si sentivano i bassi. Quel momento, quello era l'annuncio che stava per arrivare, e allora noi bambini correvamo tutti quanti a aspettare lì che arrivasse, di lì a poco sarebbe arrivata l'edicola del santo, la processione, la banda avrebbe cominciato a suonare a tutto volume con i tamburi, con le trombe, sarebbero sparati i mortaretti. Beh, ma non solo per noi bambini, ricordo anche i negozianti che uscivano dai negozi e si guardavano fra di loro, arriva il santo, le donne che si affacciavano dalla finestra. Ecco, di quel momento lì mi sono ricordato tanti anni dopo, quando per il mio lavoro di musicista mi sono trovato a scrivere la sigla di ingresso in scena di Roberto Benigni, e ho pensato che questo grande artista italiano abbia le sue radici proprio lì, proprio in quei comuni, in quei campanili del dopoguerra che vivevano di economia contadina, quelle piccole comunità solidali che sono state il sale e il tessuto dell'Italia, e niente racconta quella cultura lì, quella bellezza lì, come il suono degli strumenti della banda. Per cui gli ho scritto una sigla per strumenti per banda, divisa in due parti. Una prima parte piano in lontananza, quando la banda era lontana, e la seconda parte forte, sfanfareggiante, quando lui entrava in scena, quando il comico entrava in scena. Beh, fra le più belle soddisfazioni che mi ha dato il mio lavoro di musicista ci sono quelle
che provavo quando andavo a sentirla, assistere alla lettura d'Antis di Benigni a Firenze, in piazza Santa Croce. E alle prime note della banda in lontananza vedevo che succedeva qualcosa, vedevo che tutti si guardavano fra di loro, che tutti esultavano, si preparavano all'avvento. Era l'annuncio che stava per arrivare come un tempo arrivava il santo patrono, stava per arrivare il loro santo codice. Thank you.